Ringrazio Marina Bonomelli per questa esaustiva introduzione del personaggio di Federico Borromeo. Volevo solo chiedere se si poteva spegnere la luce. Mi sono interrogata a lungo su come potessi definire Federico Borromeo, in quanto in un'epoca come la nostra, che vive di definizioni e catalogazioni per antonomasia, era fondamentale cercare di inquadrarlo, non dico con un'etichetta, ma almeno con un concetto. Se dovessi rifarmi alla letteratura, direi che è un grande classico, in quanto è una personalità che ci permette di poterla guardare da tantissimi punti di vista e veramente molto spesso assolutamente inaspettati. Se devo rifarmi all'ambito storico-artistico, che è il mio ambito, è assolutamente un capolavoro. Se per capolavoro dobbiamo intendere e definire un qualcosa che comunque riesce a parlarci trascendendo le epoche e riuscendo ad essere protagonista del proprio tempo e allo stesso tempo degno interlocutore di chiunque in qualsiasi epoca. E forse non è così facile da immaginare guardando questo ritratto, che è un ritratto assolutamente istituzionale del cardinale, che però molto ci racconta su un aspetto che io vorrei veramente farvi conoscere, che è emerso ai miei occhi studiandolo e guardando soprattutto attentamente la sua collezione, ovvero un grande umanista. Abbiamo un uomo decisamente integerrimo, un uomo di grande virtù, di grande spessore spirituale, che ci sta guardando seduto in una sedia che assomiglia a un trono, come un ritratto istituzionale di qualsiasi alto prelato del tempo. Tiene in mano una carta, potrebbe sembrare una lettera. Sicuramente in realtà simboleggia la sua grande passione, quella passione cui Marina Bonomelli accennava, quella passione per la cultura che credeva fosse la chiave per poter risolvere quasi tutti i problemi del mondo, dalla cultura alla fede. E quindi è leggere il vero ed il bene sullo stesso piano di quello che è stato per lui il bello, cioè tre aspetti differenti della propria vita e della propria passione. Penso che le parole più belle e più accurate, che io non potrei mai sostituire sulla figura di Borromeo uomo e grande intellettuale e grande figura del suo tempo, siano state espresse da quel Manzoni che appunto citava Marina Bonomelli. E secondo me vale appunto la pena di soffermarci a riflettere su un passaggio fondamentale contenuto nei Promessi Sposi, che ben ne focalizza la statura umana. Federico Borromeo, nato nel 1564, fu degli uomini rari in qualunque tempo, che abbiano impiegato il proprio ingegno egregio, tutti i mezzi di una grande opulenza, tutti i vantaggi di una condizione privilegiata, un intento continuo, nella ricerca e nell'esercizio del meglio. Tra gli agi e le pompe badò fin dalla puerizia a quelle parole d'abnegazione ed umiltà, a quelle massime intorno alla vanità dei piaceri, all'ingiustizia dell'orgoglio, alla vera dignità e ai veri beni, che sentito o non sentite nei cuori, vengono trasmesse da una generazione all'altra, nell'elementare insegnamento della religione, emblema di grandissimo significato di quella che era la Controriforma, di quella volontà di ritornare ai veri valori della fede, alla spiritualità interiore, a quella soggettività che si era persa nei meandri della riforma protestante, della dirupo in cui comunque certi atteggiamenti della Chiesa e della civiltà avevano condotto in realtà quelli che dovevano essere i valori cristiani. In questo recupero, in questa abnegazione, in questa veramente costrizione di qualsiasi cosa fosse ritenuto mondano ed eccessivo, si basava molto del pensiero di Federico Borromeo, che non esitava a volersi far rappresentare come un pastore che doveva guidare un gregge al tempo smarrito. Questa mano che in questa umiltà dello sguardo, in questa lettera, in questa scrittura tenuta sempre comunque in mano, perché il suo biografo ci racconta che avrebbe desiderato morire con un Cristo in una mano e con un foglio in un'altra, quindi a reiterare questa sua grandissima passione per la cultura. Ciò non toglie che volesse sempre ribadire questa sua vocazione alla fede e alla vera fede. E cos'era la vera fede a quell'epoca? Dopo il Concilio di Trento, a ridosso del Concilio di Trento, da colui che partecipò alla stesura della Vulgata, quindi era un promotore, un sostenitore convinto di quello che dovevano essere le conclusioni di un dibattito che non poco
aveva provocato nei cuori e negli animi degli artisti e di tutti i contemporanei che dovevano comunque leggere quell'alfabeto per gli umili e quell'alfabeto per immagini che era l'opera d'arte. Era talmente impegnato in una riflessione su questo che decise addirittura di scrivere un trattato in due libri, un trattato ambizioso, in latino, nel 1624. Questo trattato si intitolava De Pictura Sacra ed era assolutamente una guida dedicata agli artisti per cercare di fargli capire che cosa dovessero dipingere e soprattutto come. Naturalmente i soggetti privilegiati erano i soggetti della fede, quelli che appunto erano chiamati ad educare il pubblico, e questi soggetti però, bisognava stare molto attenti, dovevano badare al decoro. Il decoro era la capacità di narrare un tema nella sua essenza, senza alcun tipo di elementi distraenti. Quindi qualsiasi scena doveva rappresentare il suo soggetto nel modo più essenziale possibile, con meno dettagli naturalistici o qualsiasi elemento che potesse distrarre dal concetto principale, e questo concetto doveva emergere dai personaggi, dalle loro espressioni e dal loro abbigliamento, che tra l'altro era indagato in ogni aspetto. Per noi a volte addirittura ozioso, dalla necessità di eliminare qualsivoglia riferimento al nudo, dalla dogmatica prescrizione di togliere qualsiasi personaggio non fosse assolutamente necessario nella narrazione, si va puntualmente, capitolo per capitolo, a delineare un'estetica che in realtà ricalca quella che era il pensiero e la sensibilità del tempo, e fin qui nulla di nuovo. Volevo citare un passaggio di tutto questo perché è una essenziale premessa a ciò che andremo a vedere, ovvero, e a dimostrare, ovvero che il cardinale Borromeo, da grande umanista e da grande personalità, era comunque un uomo da alcuni aspetti controversi, in modo ovviamente positivo, che però da questo assunto che vi leggo e che era veramente un assunto programmatico all'interno del suo trattato, assolutamente non sembrerebbe di percepire. Sempre parlando di decoro, afferma: si deve poi altamente biasimare l'imperizia di quei pittori che nella descrizione del campo pongono gli accessori al primo posto e il principale, il tema dell'opera, quasi velano e occultano. Volendo per esempio dipingere San Giovanni nel deserto, lo metto in un angolo oscuro e trascurato e riempiono la scena di animali, di piante, di rocce, con varia prospettiva. Cosa assolutamente da rigettare, cosa che toglieva ogni chiarezza e che portava quindi al vagheggiamento, e ovviamente tutto ciò che è vagheggiamento ha anche un minimo rischio di peccato. Sappiamo però che l'anno dopo lo stesso Borromeo si mette a scrivere un altro libro, sempre in latino, quindi ambizioso, sicuramente qualche pretesa di pubblico colto. Solo che questo libro era in realtà concepito come una sorta di narrazione rispetto a quella che era la sua grande passione per l'arte. E come da grande letterato aveva cercato di dimostrare la sua altezza di ingegno in sede istituzionale, in questa tesi, in questa sede più colloquiale, decise invece in modo molto velato di riprendere un grandissimo classico che è Dante Alighieri. E come nella commedia immagina il grande intellettuale di dover dipingere quello che era in realtà una guida spirituale per il fedele, che doveva partire dall'inferno per giungere alla beatitudine, quindi era un viatico per ognuno di noi a seguire una strada che, anche con difficoltà, anche se spesso zizzagante, avrebbe portato a Dio. Il Museum, ovvero quest'opera che narrava la sua collezione, nasce da un espediente molto semplice, quasi ingenuo, ovvero un incontro casuale che il cardinale avrebbe fatto all'interno della sua galleria con degli appassionati d'arte, e infatti la cita con un candore e con una semplicità che quasi tradiscono in realtà un intento che è tutt'altro, come vedremo. Qualche tempo fa mi trovavo ad ammirare alcuni quadri, modelli e statue che avevo fatto sistemare qualche tempo prima in un'ala della biblioteca ambrosiana fatta erigere a questo specifico scopo, quando mi si avvicinarono due persone del mio seguito appassionate d'arte. I due, con una sorta di sospiro, mi fanno: non sarebbe un bel lavoro, un lavoro di gran gusto, descrivere con cura in un testo tutte queste testimonianze di arte straordinaria che vediamo raccolte in questa sede? Di lì a qualche giorno mi tornò in mente la conversazione e il loro suggerimento. Il progetto mi piaceva ogni giorno di più e tra me e me sentivo di approvare quello di cui i miei amici, in un certo senso, avevano voluto persuadermi.
Quindi decide di destinare la sua collezione di 172 opere alla pubblica utilità. E questa collezione è una collezione di straordinaria importanza non solo per i grandi capolavori che raccoglie, ma per lo spirito di cui è animata. Ovvero, a scapito di quanto si dice nella premessa, che come ogni premessa ovviamente racchiude un intento però non esplicita sempre necessariamente quello che è il suo significato, la collezione di Borromeo era una collezione sostanzialmente di arte contemporanea e fatta da un amante dell'arte, che quindi non aveva alcuno scopo di voler illustrare un percorso come noi ci immaginiamo. C'è l'assoluta assenza dei primitivi, c'è la concentrazione per alcune determinate scuole, c'è la passione di un collezionista che qui quindi non ha alcun criterio didascalico, ma ha un criterio essenzialmente estetico e intellettuale. E questo criterio, andremo a vedere, si focalizza in determinati filoni, che a volte prescindono e a volte contestano assolutamente quell'assunto fondamentale che io da cui sono partita e che comunque ribadisce il fatto che Federico Borromeo è appunto un grande intellettuale che non può conoscere, in quanto sostanzialmente di grandissima levatura, una frattura tra quello che è il suo tempo e tutto ciò che è il passato, perché naturalmente nessuno di noi sarebbe tale se non affondasse i propri ricordi nel passato e le proprie prospettive comunque in un futuro che non può prescindere dal presente. Quali sono le grandi passioni di Federico Borromeo, in cui mi trovo completamente d'accordo e capirete subito perché? La scuola veneta, ovvero Tiziano Vecellio, grandissimo interprete, molto amato al suo tempo, che Borromeo ricerca con grandissima sollecitudine. Parto da un dipinto che inciso famosissimo, raffigurante la Maddalena, che forse è il dipinto più coerente con quanto abbiamo letto in principio, in quanto nel museo, in cui con veramente grandissima dovizia di particolari il cardinale commenta tutte le opere che preferisce, dice che è una sintesi perfetta tra quello che è l'umanesimo e ciò che dovrebbe invece essere la vera arte. Ovvero noi abbiamo una donna che è stata una peccatrice, che ha un nudo comunque visibile, ma che riesce ad essere decente e decorosa, in quanto questo nudo sottende dei valori cristiani di grandissimo spessore e quindi adempie, nonostante in apparenza possa contraddire quelli che sono i dettami del De che pictura, al concetto dell'arte, è istruttiva e allo stesso tempo non volgare. Diciamo che forse qualche problema di lettura in questo senso invece lo determina quest'opera straordinaria che mi avviso una delle più belle dell'intera Pinacoteca e che è questa Adorazione dei Magi di Tiziano. Quando Borromeo ne parla oblitera qualsiasi tipo di considerazione sulla decenza del soggetto. Guardandolo credo che ognuno di noi sia assolutamente rapito dalla varietà di questa scena, che è straordinaria perché, a parte l'atto meraviglioso di questo omaggio al figlio di Dio e a Dio che si è fatto uomo sulla terra, che comunque possiamo ritrovare in moltissime opere, abbiamo un profluvio di elementi che sono funzionali ma che hanno il loro anche valore estetico, immersi in un paesaggio ardente che solo Tiziano riesce a fare. Questo grandissimo paesaggio che racchiude tutti i prodromi di quello che poi sarà il colore puro dell'impressionismo, questa visione atmosferica che ci avvolge e ci conquista, ovviamente è il punto cruciale assoluto dell'arte di Tiziano, che Federico in tempi non sospetti aveva assolutamente capito. Tanto che è talmente innamorato di questo paesaggio, di questo che lui definisce appunto, mi sono sbagliata, paesaggio, perché dice che la grandezza di questo dipinto, la grandezza di Tiziano, a cui nessuno mai è riuscito ad arrivare, è il fatto di rendere la natura in questo modo, una natura che è tutta atmosfera, una natura che solo un veneto poteva vivere in questo modo come colore, come esaltazione di un'emotività che comunque si fa forma, in cui il disegno viene assolutamente obliterato in quello che è il trionfo della luce. E lo magnifica in tutto e per tutto. Si arrabbia addirittura quando, narrando la vicenda della complessa gestazione di questo dipinto, dice che qualcuno aveva osato apporvi delle condizioni. E lo stesso autore che nel De Pictura, un anno prima, ve l'avevo letto, diceva bisogna eliminare qualsiasi accessorio, qualsiasi cosa che non serva, quasi veramente adirato, si pronuncia nel museum in questi termini. Orbene, un austero e fanatico uomo della corte del cardinale, il committente del dipinto,
Immanenti ordinò che fosse cassata la bestiolina covacciata nel cantuccio, che non possiamo vedere perché appunto non fu mai dipinta, cioè fu eliminata, e così andò perduto quel prodigio dell'arte. E sì che poteva benissimo in quel quadro starci anche il cagnolino assieme alla turma di cavalli e di cammalli e al numeroso seguito dei re magi. L'ordine dato da quel fanatico e il fatto non poter punto rimaner celato, onde furono diti frequenti lamenti da quanti, avendo visto prima il quadro, lamentavano quella graziosa figurina. Si dice che quando Tiziano seppe la cosa, sospirando e con le lacrime agli occhi, esclamasse che non faceva meraviglia che gente ignorante di ogni arte avesse potuto commettere un simile sfregio. Parliamo di una bestiolina. Di quanto quindi il rispetto di questo grande uomo, di questo grande ecclesiastico, di questo grande umanista, andasse a voler deplorare tutti coloro che potevano, nell'ignoranza assoluta, in questa assoluta assenza di sensibilità, che invece lui aveva amplificata all'ennesima potenza, giudicare un capolavoro straordinario e poter assurgere a giudice di qualcosa che non sarebbe neanche lontanamente riuscito a partorire nella sua mente o nella sua coscienza. Un altro dipinto, sempre veneto, un altro straordinario capolavoro amatissimo alla stregua dell'adorazione dei magi di Tiziano da Federico, è questo meraviglioso Riposo durante la fuga in Egitto, che, dico la verità, a noi contemporanei conquista per tantissimi livelli di lettura. Mi faccio fatica a dovermi ricordare che al tempo il simbolismo non era assolutamente il valore principale, e quindi io apprezzo degli espedienti narrativi di Bassano, che invece erano assolutamente ignorati dai contemporanei, soprattutto da Federico, in quanto uno degli aspetti fondamentali dell'opera, e questo sono costretta a dirlo, è questo tronco che vediamo, che prelude alla colonna a cui verrà ovviamente torturato poi Gesù Cristo prima di morire. Nella capacità ovviamente del grande artista, questo livello è nascosto, celato da questa dolcezza e da questa intimità che comunque il dipinto veicola, e che comunque non è stato l'aspetto che più piaceva al cardinale, che da grande umanista e quindi da colui che riusciva a interpretare la fede come assoluto equilibrio tra micro e macrocosmo, come Dio che si fa natura, che diventa immanente, che quindi è parte del tutto, ovviamente apprezzava in modo straordinario la capacità di Jacopo Bassano di farsi interprete di questo straordinario scenario naturale. L'aspetto che più intrigava Federico Borromeo in quest'opera erano i due cani, che sembravano quasi veri, diceva. Era la facoltà di rappresentare l'asino in modo così naturale, di rappresentare l'agnello che in realtà prelude all'agnello sacrificale con una verosimiglianza che lo conquistava e che veramente ne appagava completamente i sensi di collezionista. Spesso quando guarda le proprie opere, Federico Borromeo non riesce ad essere uomo della Controriforma, riesce a essere appassionato e avere quell'amore, quel trasporto che credo che ognuno di noi senta quando instaura un rapporto privilegiato con un'opera, che trascende perfino la comprensione. È un rapporto emozionale, qualcosa che veramente ci chiama a sé e che, anche se non riusciamo a capirlo o a coglierlo in tutti quei significati che appunto il capolavoro a volte ci nasconde, riesce a entrare proprio nell'animo, e leggere le righe che Borromeo dedica a questo dipinto ci fanno veramente capire cosa significhi un'esperienza totalizzante nei confronti dell'opera d'arte e come sia una personalità che difficilmente si possa incontrare durante il lungo percorso dei secoli con questo rapporto così vicino, così amorevole nei confronti delle proprie opere. Bisogna a questo punto fare una necessaria parentesi rispetto alle collezioni dell'Ambrosiana, perché questo dipinto all'Ambrosiana non l'avete mai visto, però ci sta perfettamente in tema, perché tocca un tasto su cui vale la pena di soffermarsi, in quanto una parte del titolo che ho dato a questo intervento è la Milano controriformista, quindi la Controriforma come movimento culturale, non solo intellettuale ma anche politico, perché l'arte è comunque stata, soprattutto in quel tempo, connessa in modo molto forte alla politica. Allo stesso modo con cui il cardinale Borromeo difendeva il diritto dell'artista di poter immettere degli elementi che più gli aggradavano per rendere una composizione perfetta, quindi un capolavoro,
Paolo Veronese poco tempo prima era stato chiamato a disquisire, sarebbe meglio dire a difendersi, in quanto la Sacra Inquisizione a Venezia, che aveva il polso molto duro, si trovò in grave imbarazzo quando per il refettorio della chiesa di Santi Giovanni e Paolo si vide recapitata questa cena. Cena che, bisogna ammettere, di sacro non ha moltissimo, almeno a primo impatto, che però per un umanista era necessariamente un quadro che ci poteva benissimo stare in una chiesa, in quanto tradiva un significato narrativo e allo stesso tempo estetico, perché l'arte comunque era chiamata ad allietare gli occhi qualora entrasse sempre in un contesto che potesse essere definito accettabile. Non la pensavano così il Tribunale dell'Inquisizione, che nel 1571, convocandolo, gli chiese: «Sapete la causa perché siete stato costituito?» E lui rispose: «Signor, no, potete immaginarla?» «Immaginarla posso ben. Il priore di Santi Giovanni e Paolo mi disse che era stato qui e che le vostre signorie illustrissime gli avevano dato commissione che io avessi dovuto fare la Maddalena al posto del cane. Ma io gli risposi che l'avrei fatto, avrei fatto anche altro per far del bene al mio quadro, ma che non mi sembrava che la figura della Maddalena giacente potesse starci bene». L'Inquisizione a questo punto prosegue: «Ma in questa cena che avete fatto in Santi Giovanni e Paolo, che significa la pittura di quello che gli esce sangue del naso?» «L'ho fatto fare un servo, perché gli poteva essere accaduto qualcosa per cui gli fosse uscito del sangue del naso. Ma e quei soldati armati alla tedesca con una alabarda in mano? Noi pittori ci prendiamo le licenze, le stesse licenze che si prendono i poeti e i matti. E io ho fatto quei due alabardieri, uno che beve e l'altro che mangia, vicino a una scala morta, e sono messi là per fare qualcosa, parendomi conveniente che il padrone di casa, che era grande e ricco, secondo quanto mi è stato detto, dovesse avere dei servitori. E quel vestito da buffone con il pappagallo in pugno, perché l'avete messo sulla tela? Credo che in quella tela, in quella circostanza, si trovasse Cristo con i suoi apostoli», risponde Veronese. «Ma se nel quadro ci avanza spazio, io lo adorno di figure, siccome mi viene richiesto e secondo le invenzioni. La commissione fu di ornare il quadro quanto mi piaceva. Io faccio con la pittura la considerazione di inserire ciò che è conveniente e ciò che il mio intelletto può capire». Questi erano i concetti che animavano i dipinti che abbiamo visto. Questo è quello per cui fu convocato nel 1571, ribadisco, Paolo Veronese. Questo è ciò che deplorava nel 1625 Federico Borromeo, che era assolutamente innamorato del Rinascimento, innamorato della pittura del Rinascimento e innamorato, come accennava Marina Borromelli, dei nordici. Qui apriamo un rapporto che è stato fondamentale nella vita del cardinale Borromeo, tanto che l'incontro con Jean Bruegel a Roma determinò che quest'ultimo diventasse un membro della sua famiglia. Lo portò con sé quando tornò a Milano, tanto era l'attaccamento umano di quello che definiva una persona di grandissimo candore, quindi a voler assolutamente riabilitarlo da qualsiasi tipo di accusa gli si potesse fare, anche perché dobbiamo considerare che Jean Bruegel, come moltissimi artisti, aveva una vita molto travagliata e molto complessa, che non gli risparmiò neanche la carcerazione a Roma, e quindi qualche problema anche qui da alcuni punti di vista l'avrebbe potuto porre. Ma Federico Borromeo era assolutamente amante dell'arte e amante del naturalismo, ovvero di quella capacità di trasmettere sulla tela tutti i minimi aspetti della natura. Chi meglio l'avrebbe potuto fare dell'autore di questo piccolo capolavoro, che sembra un disegno che in realtà è una pittura su rame, in cui c'è questo topolino, questa rosa, questo trompe l'œil quasi, straordinario, in cui con grandissima ingenuità, che quasi c'è difficile pensare potesse appartenere a un uomo del calibro di Federico, dice: «È talmente bello che in una composizione del genere perfino i topi piacciono. E come non dargli ragione?» Di Bruegel probabilmente era stato criticato perché era un pioniere, nel senso che al tempo non era un pittore affermatissimo, e ha voluto difenderlo a spada tratta, dandogli molto più spazio di quello che aveva dato a chiunque altro e anche al comunque famoso Caravaggio con la sua canestra. E parlando di lui disse in tono veramente molto perentorio:
Pare che abbia voluto col suo pennello percorrere tutta quanta la natura, perché dipinse, come dimostreremo poi, marine, montagne, grotte, spelonche sotterranee e tutte queste cose separate da immense distanze, restrinse in un piccolo spazio, imitando la natura stessa non solo nei colori, ma anche nella facilità, che è il sommo pregio della natura e dell'arte. Che se qualcuno sembrasse esagerato questo elogio, sappia che tanta sarà un giorno la fama di quest'uomo, che piuttosto parrà scarsa la lode da me datagli. Decisamente lungimirante, in quanto sappiamo che Jean Bruegel diventerà uno dei massimi protagonisti del naturalismo fiammingo. Naturalmente ringrazio il testo fondamentale della purtroppo compianta Simonetta Bedoni, perché ha avuto modo di darmi tantissimi spunti di indagine per un rapporto che fu molto stretto e molto proficuo e che soprattutto ci illumina sulla dinamica di Federico Borromeo collezionista, che come tutti i collezionisti, a parte i discorsi e comunque di grande levatura, cercava anche di avere delle composizioni che fossero piacevoli da appendere alle pareti. Ce lo dimostra questo interessante composizione di 6 piccoli dipinti che lo stesso Federico scelse e decise di comporre in un'unica cornice. Notiamo che la coerenza dei soggetti purtroppo ci disarma, in quanto troviamo una eterogeneità che difficilmente sta in piedi dal punto di vista del rigore logico. Abbiamo una scena d'inferno, un'allegoria classica con Cerere e i 4 elementi. Abbiamo 3 paesaggi puri e una narrazione apostolica sul mare di Galilea che sembra più una marina, ovviamente in conformità con quello che è lo spirito nordico, in cui la natura è assoluta protagonista del dipinto, l'uomo è presenza accessoria che magnifica ovviamente il suo creatore proprio in quanto componente, in quanto coprotagonista di un mondo che Dio stesso ha creato e in un mondo in cui Dio stesso si riconosce nell'infinità delle sue creature. Vale la pena di passare in rassegna uno ad uno questi dipinti perché veramente esemplificano in modo tangibile cosa intendesse Borromeo. Hanno una facilità di rappresentazione, allo stesso tempo una cura del dettaglio che non poteva lasciare indifferente un raffinato collezionista, e allo stesso tempo la lungimiranza di una scuola che comunque avrebbe lasciato il segno nell'intera cultura europea per praticamente 2 secoli e mezzo. Questa allegoria che verrà replicata e imitata da intere generazioni di artisti ci dà il senso di cosa significasse l'assunto di Borromeo di restringere in un piccolo spazio tutte le meraviglie di questo creato che con grandissimo ottimismo da parte di Bruegel viene trasferito sulla tela e con un tripudio di luce e colore. Qui abbiamo veramente dispiegato lo spirito nordico e per noi non è neanche immediato, secondo me, perché si vede come la natura trionfi. Una natura che anche spesso, non dico ostile, però un po' fiabesca per la nostra sensibilità e che, ripeto, Federico con grandissima lungimiranza è appunto riuscito a vivere, a interiorizzare e a riproporre i nostri occhi, creando un nucleo di dipinti che è un tesoro assoluto in tutto il mondo e che appunto per fortuna noi abbiamo il privilegio di poter godere a Milano all'Ambrosiana. Una delle poche rappresentazioni, questo vale la pena di dirlo, in cui appunto la parabola diventa una marina, il mare di Galilea è assoluto protagonista ed è l'unica opera di Bruegel in cui c'è questo risalto di questa componente alla Paul Brill. Paul Brill, protagonista assoluto di questa grande stagione, amico a sua volta di Borromeo, che amava stringere dei rapporti molto stretti con, qui abbiamo ancora una carrellata in questo che è un paesaggio che secondo me poi l'arte si ripete sempre e la grandezza poi non lascia mai insensibili le future generazioni. Qui abbiamo secondo me veramente un preludio al romanticismo e a questo ripiegamento interiore che è assolutamente inequivocabile. Dicevo che era amico di molti artisti e soprattutto era, non dico un mecenate, ma un collezionista accorto che voleva interagire in prima persona, sapeva benissimo cosa desiderava, cosa voleva comprare, come aveva mandato in tutta Europa emissari a comprare i libri, decide di mandare degli emissari a comprare anche i dipinti. Tra questi emissari che manda
anche a Venezia per cercare delle teste che purtroppo non era riuscito a reperire, compare anche Hans Rotterhammer, pittore tedesco non particolarmente noto ai giorni nostri, di cui aveva grande stima e grande fiducia, che in questo meraviglioso dipinto collabora con l'abituale Jean Bruegel, in una composizione che a sua volta ho scelto perché dal punto di vista ortodosso del De Pictura esula completamente. Infatti, se noi pensiamo che un soggetto deve essere chiaro, deve essere comprensibile, soprattutto deve essere verosimile, trovarsi di fronte a una schiera di angeli che in gloria gettano dei fiori sopra un paesaggio invernale che è assolutamente fisso e sembra quasi ritagliato, penso fosse spiazzante agli occhi dei contemporanei. È quasi un esperimento, per noi godibilissimo, però che dimostra la lungimiranza ancora una volta e il coraggio del collezionista Federico Borromeo. Coraggio che veniva suggellato da un capolavoro, l'opera più bella di Jean Bruegel il Vecchio, che anche qui però ci parla di tanti aspetti che comunque travalicano quello che è la qualità di una pittura che è stata fatta come un prodotto artigianale, con 5 anni di lavoro, con una corrispondenza fittissima da parte del committente, con una scelta puntuale di tutti i tipi di fiori, che a loro volta recano ciascuno un significato simbolico. Ma ciò che meraviglia di questo dipinto è vedere che ai piedi del vaso ci sono delle conchiglie, delle monete e un diadema riccamente ornato di pietre preziose. È noto che questo simboleggiasse l'orgoglio di Jean Bruegel di aver fatto un vero capolavoro, che è come ogni status symbol, perché un dipinto al tempo era uno status symbol, comunque era come un'automobile o come un orologio per trasposto ai tempi attuali, volesse dire vale moltissimo, è stato pagato moltissimo, guardate quanto è bello. In questo non c'era alcun tipo di pudore, non si credeva che l'arte dovesse necessariamente porsi in un piano spirituale superiore, perché comunque l'arte era mercato ed era un onore essere riusciti al posto di altri a poter procacciarsi e ottenere un'opera che comunque magnificava l'artista e allo stesso tempo magnificava colui che l'aveva commissionata. Rispetto a questo dipinto sappiamo che la corrispondenza fu molto fitta e che Jean Bruegel in modo puntuale aveva descritto tutte le fasi della sua gestazione, tanto che nell'impazienza di Borromeo, che era diventato anche ostico come cliente perché vedeva che questo quadro non era riuscito a essere consegnato in tempo, in questo grazioso siparietto tra collezionista e artefice, Bruegel scrive: il quadro di Vostra Signoria Illustrissima sta quasi a termine e con grandissima diligenza io ci vado dietro ogni giorno. Credo per certo che io non abbia mai fatto un quadro simile. Credo che saranno i fiori fatti come al naturale. Più di 100 sono e la maggior parte sono tutti rari e belli, come i lilla, le rose, i garofani e le viole. Gli altri sono straordinari, alcuni non sono mai stati visti in questi paesi. È molto importante soffermarsi su questo aspetto perché travalica quella che è la nostra sensibilità e dà una chiave di lettura, infatti assolutamente contemporanea, che ci può aiutare a capire il criterio della scelta dei dipinti, nel senso che la qualità stava nella ricerca della composizione, nella rarità dei fiori, nella preziosità stessa dei fiori e soprattutto nella capacità di farli al naturale. Il naturalismo era la bandiera di tutto, il filo conduttore, il leitmotiv di tutta la collezione Borromeo ed era uno dei criteri che guidava l'estetica. E questo naturalmente per noi non è scontato, perché comunque siamo molto spesso sempre alla ricerca del simbolo, del significato altro, credendo che spesso l'abilità non possa stare alla base del capolavoro. In realtà la capacità artigianale di trasferire sulla tela con la massima verosimiglianza alla natura era il criterio in base al quale Borromeo e non solo al tempo sceglievano le opere. Questa Marina di Paul Brill
commissionata, seguita nella gestazione, direzionata perfino negli elementi compositivi, dal committente Federico Borromeo a Paul Brill, è il compendio assoluto di tutto ciò che ho detto rispetto alla scuola nordica fino ad ora. Una Marina che riesce a coniugare il realismo con la luce fredda e obiettiva di quello che è un naturalismo nordico che tanto piaceva alle corde del cardinale, e allo stesso tempo per noi un manifesto di quello che comunque è l'anelito che sempre l'arte manifesta nei confronti dell'assoluto, cioè questa ricerca di andare oltre ogni limite, oltre ogni confine, nel senso che questo aprirsi di orizzonte che tanto piacque a Federico è proprio la metafora del viaggio di tutti noi, che ci accompagna comunque nell'approccio dell'opera d'arte, che prende i nostri sensi e che comunque ci trasporta in una dimensione che spesso valica perfino quella che è l'oggettività e diventa sogno, che diventa promessa. Tutto ciò a cui preludi questo orizzonte, queste barche che si incamminano verso un infinito che possiamo solo immaginare e desiderare. L'ultima sezione invece ribadisce il gusto istituzionale di Federico, quello che anche per me doveva essere il più scontato, ovvero Federico uomo pio, uomo della Controriforma, quindi collezionista che comunque voleva vedere espressi i valori di umiltà, di sincerità, di verità dell'arte, di cosa fosse il bene. In un mondo in cui quasi ogni certezza era crollata, la ricerca di se stessi doveva essere anche rassegnazione, anche consapevolezza di essere una canna al vento, come diceva Pascal, di essere un frammento di universo spesso peccatore, che doveva quindi redimersi attraverso la fede, la contrizione dei peccati, alla ricerca del perdono dell'Altissimo. Questa sezione è esemplificata in maniera assolutamente eloquente da alcuni ritratti o teste forse di carattere, nel senso che volevano rivolgersi non a definire un uomo nella sua personalità di singolo, ma cercare di portarlo in un piano spirituale superiore, come emblema, come insegnamento. Qui siamo all'apoteosi di quello che è il decoro, siamo all'essenzialità assoluta, che allo stesso tempo si fa metafisica. Un realismo che comunque esce dal buio del peccato e ci parla, che deve arrivare al nostro cuore, al nostro animo, che deve insegnarci a riflettere su di noi, anche ad avere paura di quello che ci aspetta. Avviare un processo di catarsi. Questo ci dice questo viso che emerge dal nulla, questo viso che quasi non ha corpo e che appunto è tutta anima. Lo stesso è questo emblematico dittico del sordo, in cui abbiamo anche la sofferenza umana, questo divino che si fa umano e che ci parla con un'intensità espressiva che difficilmente anche in capolavori di personaggi molto più noti riesce a trasparire. Emblema assoluto di un tempo che solo in quella contingenza poteva riuscire a rendere così efficace questo straordinario messaggio di fede, di sofferenza e anche d'amore. La sintesi assoluta di tutto ciò sta, e qui ritorniamo all'inizio, in un percorso quasi a cerchio, nel ritratto straordinario che Figino fa di Carlo Borromeo, il santo che divenne santo e fu canonizzato proprio per volontà del grande intellettuale Federico, il santo che era assoluta santità, che era dedizione ai poveri, che era sacrificio, che, come dicevano, per fortuna è stato unico in una famiglia perché altrimenti l'avrebbe rovinata, in quanto aveva donato tutte le sue ricchezze ai poveri e pensava solo alla sua missione di umiltà sulla terra. Nello sguardo misto di tristezza, di consapevolezza e di speranza che il pittore è riuscito a traslitterare sulla superficie pittorica, c'è veramente tutto il contenuto di quella che è la santità e di quella che al tempo soprattutto doveva essere la santità, priva di orpelli ma allo stesso tempo assolutamente maestosa. E vi invito a notare che la scelta comunque del profilo è la scelta delle monete romane, delle monete celebrative, e che quindi dimostra come in realtà dietro ci sia sempre una grandissima consapevolezza e una grandissima operazione intellettuale che, come spero di aver cercato di dimostrare, fa in modo che l'arte sia un viaggio continuo, che dalla classicità si lega ai più genuini valori cristiani, perché in fondo tutti noi siamo figli di un passato
che trova ovviamente la sua sintesi e la sua espressione nell'opera d'arte, che alla fine è assoluto sentimento e comunque assoluta tecnica. Questo era esplicitato in un quadro che a me emoziona sempre e che ritengo sia veramente un capolavoro assoluto, non solo dell'Uini, ma veramente di un'epoca, in quanto da capolavoro ci parla prima di tutto come straordinario fanciullo pieno di tenerezza, che nell'atto fanciullesco di abbracciare un agnello con una naturalezza che si chiede come sia possibile imitare da un uomo, e poi perché condensa una grandissima spiritualità, e ovviamente questo agnello sarà l'agnello sacrificale, prelude alla fine, ma allo stesso tempo alla gioia di poter salvare l'umanità. Quindi il sacrificio diventa speranza, diventa sicurezza di redenzione, diventa promessa di felicità. E allo stesso tempo la grandissima maestria di un genio che riesce con il disegno, con la luce, con il colore, in uno sfondo buio, a realizzare una sintesi straordinaria di bellezza e di verità. E d'altra parte Federico Borromeo deve la grandezza della sua collezione, soprattutto il fatto che riesca ad essere ancora amata così tanto da tutti, perché forse è uno dei pochi in cui il bello riesce tranquillamente, senza alcuna frattura, a convivere con il vero. Vi ringrazio.